Ma a Jakub Marezko la tappa più pianeggiante dell'edizione 2016 della settimana internazionale di Coppie Bartali, trofeo Banca Interprovinciale, che si è corsa oggi con partenza da Calderara di Reno e arrivo a Crevalcore. Il forte velocista della Southeast Venezuela, nell'affollato sprint finale, ha avuto la meglio su Mattia Gavazzi e sul greco Ioannis Stamouridis. Jacopo, dopo la straordinaria vittoria al Tour de Saint-Louis, finalmente è arrivata anche una vittoria in casa. Sì, beh, questa vittoria qua in Italia ci voleva, dato che l'anno scorso non sono riuscito a coglierla, quest'anno alla Coppia Bartali finalmente ci sono riuscito. Rivediamo la volata. Beh, la volata all'ultimo chilometro mi sono trovato davanti a Belletti e nell'ultima curva c'erano tre corridori davanti a me dell'Androni che mi hanno, diciamo, pilotato ai 200 metri e sono partito. Sicuramente oggi c'è una dedica speciale. Beh, sicuramente la dedico ai miei parenti e soprattutto a mio nonno Nino, che è la prima volta che viene a vedermi, e a tutta la squadra e ai miei compagni che mi hanno dato una mano quest'oggi.